Aurelio. La sua domanda è interessante perché mi porta a riflettere su come io cerco di comunicarmi. Per me la cosa più importante è che il messaggio arrivi. E per questo cercare di dire le cose passo a passo e ascoltare le risposte affinché arrivi il messaggio. E per esempio, un esempio della vita quotidiana, un ragazzo, una ragazza, nella crisi dell'adolescenza, può dire quello che pensa, ma buttando la porta in naso all'altro e il messaggio non arriva, si chiude. A me interessa che questo messaggio arrivasse. Per questo ho visto che se nel discorso ufficiale avesse detto quella parola, dava la porta in naso. Ma ho descritto le situazioni, i diritti, nessuno escluso, cittadinanza. E per permettermi nei colloqui privati di andare oltre, io sono rimasto molto, molto soddisfatto dei colloqui che ho potuto avere, perché è vero, non, diciamo così, non ho avuto il piacere di buttare la porta in naso pubblicamente, una denuncia, no, ma ho avuto la soddisfazione di dialogare, di far parlare l'altro, di dire la mia, e così il messaggio è arrivato. E a tal punto è arrivato che è continuato, continuato, e finito ieri con quello, no? E questo è molto importante nella comunicazione, no? La preoccupazione che il messaggio arrivi. Tante volte denunce anche nei media, no? Ma non voglio offendere, ma con qualche cosa di aggressività chiudono il dialogo, chiudono la porta e il messaggio non arriva, no? E voi che siete specialisti in far arrivare dei messaggi, capite bene questo. Qual è la priorità? Ma qual è la priorità? Evangelizzare o dialogare per la pace? Perché evangelizzare significa suscitare conversioni che provocano tensioni e a volte provocano conflitti tra i credenti. Dunque, qual è la sua priorità? Evangelizzare o dialogare? Grazie. Prima distinzione. Evangelizzare non è fare proselitismo. La Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione, cioè per testimonianza. Questo lo ha detto Papa Benedetto XVI. Com'è l'evangelizzazione? Vivere il Vangelo e testimoniare come si vive il Vangelo. Testimoniare le beatitudini. Testimoniare Matteo 25. Testimoniare il buon samaritano. Testimoniare il perdono 70 volte 7. E in questa testimonianza lo Spirito Santo lavora e ci sono delle conversioni. Ma noi non siamo molto entusiasti per fare subito le conversioni, no? Se vengono, aspettano, si parla, la tradizione vostra, cercare che
una conversione sia la risposta a qualcosa che lo Spirito Santo ha mosso nel mio cuore davanti alla testimonianza dei cristiani. Nel pranzo che ho avuto con i giovani alla giornata della gioventù a Cracovia, una quindicina di giovani di tutto il mondo, uno mi ha fatto questa domanda: cosa devo dire a un compagno di università, amico, bravo, ma che è ateo? Cosa devo dirle per cambiarlo, per convertirlo? La risposta è stata questa: l'ultima cosa che tu devi fare è dire qualcosa. Tu vivi il tuo Vangelo, e se lui ti domanda perché fai questo, gli puoi spiegare perché tu lo fai, e lascia che lo Spirito Santo lo attiri. Questa è la forza e la mitezza dello Spirito Santo nelle conversioni. Non è un convincere mentalmente con apologetiche, ragioni. È lo Spirito che fa la conversione. Noi siamo testimoni dello Spirito, testimoni del Vangelo. Testimone è una parola greca che si dice martire. Il martirio di tutti i giorni, il martirio anche del sangue quando arriva. E la sua domanda: cosa è prioritaria, la pace o la conversione? Ma quando si vive con testimonianza e rispetto, si fa la pace. La pace incomincia a rompersi in questo campo quando incomincia il proselitismo. E ci sono tanti modi di proselitismo, e questo non è evangelico. Non so se ho risposto.